competenza e continuità con la precedente amministrazione per dare seguito ai tanti progetti avviati e che dovranno realizzarsi entro i prossimi 3 anni prima della fusione nella nuova Pescara. Sono i criteri che il sindaco Carlo Masci spiega di aver adottato nell'assegnazione delle deleghe ai suoi 9 assessori. Così Eugenio Seccia, Forza Italia, continua a gestire bilancio e finanze con personale e demanio marittimo, Adelchi Sulpizio, Lega, le politiche sociali, famiglia, contro le violenze di genere, antidegrado, mobilità, viabilità, trasporti e sistemi di videosorveglianza. Patrizia Martelli, Forza Italia, sport, eventi sportivi, politiche giovanili, servizi demografici, elettorali ed URP. Eventi e manifestazioni turistico-ricreative, ERP, politiche abitative, housing sociale e patrimonio ad Alfredo Cremonese di Fratelli d'Italia, come la novità Zaira Zamparelli, che ora avrà attività produttive, centro commerciale naturale, centro storico, turismo, promozione della città. A Cristian Orta, sempre di Fratelli d'Italia, gestione parchi e verde pubblico, deleghe che furono di Gianni Santilli, oggi presidente del Consiglio Comunale, con gestione rifiuti e politiche ambientali. All'azzurro Massimiliano Pignoli, protezione civile, politiche per la disabilità, associazionismo sociale, ascolto del disagio nelle periferie e tutela mondo animale. Valeria Toppetti, Forza Italia, pubblica istruzione, asili nido, mense ed edilizia scolastiche, pari opportunità, rapporti con le confessioni religiose. L'azzurra Maria Rita Carota, confermata le politiche e beni culturali, cimiteri, occupazione suolo pubblico, rapporti con il Consiglio Comunale soprattutto e la vice sindaco. Perché la parità di genere, in giunta sono 4 le donne, va messa in pratica, dichiara Masci, non predicata come fanno altri. Il sindaco ha mantenuto per sé deleghe come urbanistica, lavori pubblici, PNRR e nuovo comune di Pescara, per continuare a seguire personalmente progetti in corso o in fase embrionale. Le strategie, assicura, le condividerà con la Giunta. Infine, specifica che assegnerà deleghe obiettivo ai consiglieri di maggioranza in relazione a materie che per il momento mantiene per sé.